La Bibbia e tutti i libri sacri. Uomini di poco spessore, perché continuate a difendere questi libri? Le stesse cose che dicono non sono forse dentro di voi? Oppure vi piacciono perché raccontano contemporaneamente delle storie? Siete forse rimasti al bisogno innato dei bambini che vogliono sentire delle storie prima di addormentarsi? No, non discuto sui valori morali, sugli insegnamenti che tutti i libri sacri promulgano a iosa, forse per impressionare i bambini che hanno bisogno di emozioni forti, altrimenti la storia non gli piace. Il Dio dei libri sacri è un Dio cavernicolo, che non posso sostenere quando si vuole eleggerlo ad unico Dio perfetto. E no, questi dei non sono perfetti perché la loro parola tende a dividere. Il mio Dio, quello che ho sentito da incominciare dai 10 anni, quando la purezza era in me, assomiglia a quello in cui ancora voi credete, anzi, quella fede che sbandierate, vedo che non produce armonia, vedo che vi insuperbisce per il solo fatto di credere di essere dei soldati di Dio, soldati di Dio, guerrieri di Dio. Dio non ha bisogno di soldati, ma di messaggeri di pace, di costruttori di pace e di libri che voi avete dichiarato essere sacri, non fanno altro che dividere gli uomini sulla terra. Solo davanti al pensiero del Buddha mi ritraggo per meditare sul perché di certe sue affermazioni. E solo davanti al suo pensiero non oso giudicare, ma permettetemi, tutte le altre verità mi fanno sorridere, come quando mia figlia di 3 anni mi chiedeva: «Ma papà, per sempre?»